Buongiorno, eccomi tornata in un nuovo video. Stamattina ho già fatto due o tre cosine, come ad esempio la lavatrice. Ho fissato alla parete dello studio la carta che mi serve per lo sfondo dei video che pubblico su Instagram, sul profilo di DMBeauty. E ho lasciato un po' di cosine in giro che adesso sistemo. Perché questo è un brutto vizio, perché lasciando le cose in giro dopo averle utilizzate, in automatico nel giro di poche ore si crea il disordine. Quindi cerco sempre di mettere subito via le cose che ho tirato in giro. Quindi adesso lo faccio subito. Poi mi è arrivato questo tappeto che ho preso, o meglio, non è proprio un tappeto, questa passatoia. Sì, penso si dica così, si chiami così, che voglio mettere qui. Cioè sostituirla a questa con la stellina, che è decisamente piccolino. Questo l'ho preso su Westwing, quindi dopo lo vediamo insieme come ci sta. Adesso prendo le cose che ho lasciato in giro, come ad esempio la carta, che vado subito a buttare nel bidone della carta, che tra l'altro è pieno, cioè praticamente sta esplodendo, e la raccolta differenziata me lo facciamo in questo stanzino, così nessuno vede niente e non devo continuare a fare su e giù dal garage. Topo questa stanza perché la utilizzo molto in questo modo. Poi il biadesivo che ho usato, adesso vi faccio vedere, per appunto fissare la carta, che però non mi piace neanche un po'. Però oggi va così perché devo fare assolutamente il video. Sono anche tra l'altro in ritardo con la consegna, quindi oggi teniamo così. Però voglio fare qualcosa di diverso. Dopo magari fatemi sapere se l'idea che ho in mente potrebbe essere carina. Questa è la situazione attuale nel mio studio, perché da quando il pittore ha finito di fare i lavori, in questa stanza ho messo tutte le cose che devo sistemare. Quindi voglio prendermi una giornata, magari lo faccio oggi se riesco con i tempi, a riordinare un po' tutte le cose che sono sparse qua in giro. Nel frattempo ho creato la postazione per il video spostando la toletta che di solito si trova qui sotto lo specchio, perché la scrivania è qui piena di cose, quindi al momento l'ho lasciata lì, anche perché la vorrei scartare in quanto è rovinata parecchio. Comunque, questa è la carta che ho scelto per questo video, cioè in realtà poi resterà sempre questa, anche se visto così fa proprio schifo, ma proprio schifo, cioè non mi piace neanche un po'. Tra l'altro adesso c'è anche una brutta luce, poi ovviamente quando accendo i softbox e tutto quanto l'effetto è diverso. Comunque li ho fissati con il biadesivo perché con lo scotch classico continuava praticamente a cadere. E cosa vorrei fare? Stavo pensando, una volta che ho deciso come disporre i vari mobili qui all'interno dello studio, avevo pensato di pitturare una parete, o meglio, non tutta la parete, ma soltanto realizzare una specie di rettangolo un po' come questo, quindi che parte circa 30-40 cm dal pavimento e che arrivi più o meno a questa altezza, al centro di questa parete, realizzare proprio con un colore tipo carta da zucchero, un rosino. Adesso devo un attimo pensare, però decidere il colore, però sono più in fissa con il colore carta da zucchero. Quindi andare a fare proprio un rettangolo colorato qui al centro della stanza, dove mantenere la postazione per i video, che è sicuramente più bello da vedere che non vedere sto schifo, perché davvero non mi piace proprio. Comunque, a parte questo, adesso voglio provare la passatoia, anzi non ho finito di sistemare. Mamma ragazzi, non sopporto più questa tosse. Comunque questa è la carta che ho utilizzato. In realtà vado semplicemente di solito o da Primark o da Tiger. Si è srotolata tutta, molto bene. Dicevo, vado o da Primark o da Tiger a prendere questi fogli, che in sostanza non sono che delle semplici carte per fare i pacchi regalo, che però io utilizzo in un modo un po' alternativo.
E adesso vado a mettervi anche questa. Qua avevo tagliato male, quindi questa la butto subito. E dopo vediamo come ci sta la passatoia che ho preso su Westwing, perché mi ispira molto, devo dire. Ma queste pupette che stanno facendo le nanne, e sempre al contrario, Gioia nella cesta, nella cuccetta di Mocha, e Mocha in quella di Gioia. Vi scambiate sempre, vero? Comunque Mocha è cresciuta, come vedete, non che sia una gigante adesso, però è cresciuta, pesa 1,3 kg, mentre Gioia invece pesa 3,3 kg. Tra l'altro, la settimana scorsa, 10 giorni fa, è stata sterilizzata, è andato tutto bene, è stata bravissima e il taglio è quasi praticamente sparito, si vede davvero soltanto una piccola piccola cicatrice, e probabilmente faremo sterilizzare anche lei. Tra l'altro mi è stato consigliato di farlo ancora prima di farle venire il primo calore, quindi mi sa che quando, cioè fra 3 mesi, quindi quando ne avrà 6, verrà sterilizzata anche lei. Né amore? Né piccolina? E io intanto voglio provare a vedere come ci sta questa passatoia, che misura 52x140, è parecchio grande, che poi in realtà l'ho presa per alternarla a questo tappeto più piccolo. Non voglio eliminare questo perché comunque mi piace, però ogni tanto, magari quando lavo questo, vado ad alternare con questo e così via. Sapete che comunque mi piace ogni tanto cambiare. È fatto molto bene, questo è in tessuto a differenza dell'altro che invece era, cioè è plastificato, è tipo in plastica. Guardate che bello, è grigio chiaro e bianco con questi disegni geometrici. Adesso c'è troppa luce. Ok, così si vede decisamente meglio. Ecco qua, questa è la fantasia, davvero molto bella. Vediamo come ci sta. Che dite? A me personalmente piace molto come ci sta, perché va ad occupare completamente tutta la zona lavandino e poi anche una parte della lavastoviglie. Volendo potrei tirarlo completamente in qua, però mi piace che sia al centro del lavandino. Mi piace molto. Comunque nel frattempo sono stata fuori con le topine, stiamo iniziando adesso che c'è un po' di sole, iniziano, non dico la bella stagione perché alla fine siamo ancora a febbraio, inizio febbraio, però il sole inizia a scaldare un pochettino e quindi stiamo iniziando a far uscire anche Mocha in giardino. Gioia ci esce sempre anche con il freddo polare, mentre lei invece, giustamente, quando faceva molto molto freddo, non voleva uscire. Adesso invece sta iniziando a scoprire anche il giardino e vedo che le piace molto. Magari dopo la riporto così vi faccio vedere. Tra l'altro mi è venuta una voglia pazzesca di rimettere i divanetti che abbiamo preso a maggio per il portico qui davanti a casa. Adesso che iniziano i piccoli spiragli di sole, mi sta davvero venendo voglia di ritirare fuori i divanetti da giardino e rimetterli, perché mi piacciono molto, li abbiamo sfruttati tantissimo, quindi davvero non vedo l'ora. Arrivi proprio la bella stagione, verso marzo, fine marzo, penso proprio che andremo a metterli. E a parte questo, adesso mi preparo il pranzo perché inizio ad avere un pochettino di fame. Ma dove sei, piccolina? Ma siamo fuori, fatti vedere come ti diverti. Adesso sembra tutta impaurita. Vieni qua, ferma, ferma. Vieni, guarda, andiamo in giardino. Tra l'altro guardate che meraviglia questo maglioncino che le ho preso, bellissimo. Così almeno non prende troppo freddo. Vai, vai con Gioia. Guarda Gioia dov'è, vai. Buongiorno te, buongiorno,
Buongiorno amore, l'hai fissata con i sassi? Non ho niente in mano, guarda, c'è niente, non c'è niente. Vi faccio vedere anche queste cose proprio perché la mia casa non è, ma cioè non è perfettamente sempre in ordine, ma ci sono anche disastri di questo tipo, tra cui il ferro da stiro e l'asse da stiro. E comunque, dopo risistemo tutto, però prima di sistemare devo fare un'altra parte, quindi ho lasciato tutto così. Comunque adesso prepariamo il pranzo alle... Adesso vi faccio vedere che ore sono. Alle 3. Adesso lo metto a fuoco alle 3 del pomeriggio. Fantastico. Ecco perché ho molta, molta, molta fame. Vi parlo anche del piano ad induzione, visto che sto facendo un po' di riso. In realtà è surgelato perché sto facendo la paella e non la so fare in casa, anche se è un piatto che mi piace molto, quindi vorrei imparare a farlo. E ne approfitto per parlarvi un attimo del piano ad induzione, visto che ho ricevuto un po' di domande a riguardo. Mi trovo bene, benissimo, lo consiglio, sì, se avete una cucina comunque dalle linee pulite, come ad esempio la nostra. Se invece avete una cucina un po' più classica, forse ci sta meglio il classico piano con i fornelli a gas. È sicuramente facilissimo da pulire e si pulisce in un secondo praticamente. Infatti ci cucino molto volentieri perché non è noioso pulirlo per niente. Di solito per pulirlo utilizzo il detersivo per i piatti con la spugna leggermente bagnata e pochissimo pochissimo detersivo, oppure a volte mi capita di utilizzare anche il Lisoform. Resta sempre bello. C'è da dire che tutte le mattine quando mi sveglio trovo un velo di polvere che si fa subito, quindi passo semplicemente un panno morbido e asciutto e sparisce tutto. Per quanto riguarda il consumo invece non ho un paragone da poter fare, perché non ho mai avuto il classico, insomma, fornello. Cioè, in realtà ne abbiamo uno a gas che va di lì nello stanzino dove di solito facciamo o le patatine fritte oppure il caffè nella moka, perché non abbiamo la moka che si adatta al piano di induzione, quindi semplicemente per questo motivo utilizziamo il gas di là. Specialmente lo facciamo per le patatine, così gli odori, chiudo la porta e restano di là. E quindi non posso, cioè non so dirvi se effettivamente, cioè sicuramente consuma un pochettino di più di corrente rispetto al gas, quello penso sia ovvio. Abbiamo fatto mettere al massimo o quasi al massimo la corrente, così io posso cucinare sul piano avendo anche acceso il forno e anche il condizionatore, perché una volta l'anno scorso quando non avevamo la stufa pellet faceva abbastanza freddino, quindi abbiamo dato una botta di calore qui in cucina con il condizionatore che ha anche la pompa di calore e non è saltato niente, quindi volendo potete tranquillamente far alzare il limite, insomma, della corrente per poterlo sfruttare un pochettino di più. Io sono davvero soddisfatta, anche se a volte non capisco, quindi ditemi se non sono l'unica, a volte non capisco perché se mettiamo tipo 3 pentole sul piano e noi abbiamo un piano da 4, si spegne tutto di colpo e devo riaccenderlo. Non capisco sinceramente perché faccia così. Quando ce n'è sopra una, come ad esempio adesso, tra l'altro ho messo un sacco di piselli perché mi piacciono, quindi li aggiungo sempre quando faccio questo piattino. Comunque con una pentola o due va senza problemi. Quando ne mettiamo 3, secondo me, perché il piano della pentola non aderisce proprio bene al piano di induzione, quindi qua va tipo in errore, si spegne tutto, dobbiamo riaccendere piano per piano, zona per zona, con i gradi che preferiamo e poi tutto riparte. Però succede sempre così. Fatemi sapere come risolvere, se si può risolvere questa cosa. Comunque continuo a far andare il mio risottino che fra poco è pronto. Prima passeggiata all'aperto, anzi in realtà la seconda, perché ieri è andata anche con Pato e i miei, e Gioia ovviamente.
Joy ormai sa la strada a memoria e lei ci segue. Alla fine ieri non ho più registrato nulla, non ho più chiuso il vlog perché ho avuto un po' di problemi col video che ho registrato. Praticamente la prima volta, dopo aver registrato il video con lo sfondo che ho messo la mattina la carta regalo che ho fissato il muro, la resa poi in video era bruttissima perché con le luci accese dei softbox facevano riflesso praticamente sulla carta e non si vedeva l'effetto della carta se non due fari che puntavano ai lati della testa ed erano orribili da vedere. Quindi ho rifatto il video, però l'ho fatto talmente di fretta in velocità che non ho controllato la messa a fuoco. Ero convinta di essere a fuoco, invece non lo ero, quindi ho dovuto rifarlo per la terza volta. Alla fine poi è andato tutto bene, però è venuta ora di cena, è arrivato Ste, quindi abbiamo cenato, poi abbiamo guardato Sanremo e quindi tra una cosa e l'altra non ho più chiuso il video. E quindi eccomi qui questa mattina, anzi in realtà è già primo pomeriggio, tra l'altro sono anche abbastanza tirata perché fra poco devo andare a lavoro. Prima di farlo vado a sistemare la cucina delle cose che ci sono in giro, le pentole che ho lavato ieri sera che poi non ho messo via. E nulla, spero che questo vlog casalingo, dove in realtà non ho fatto niente di che, vi sia stato di compagnia. Se è stato così mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Io vi mando un mega bacio e noi ci vediamo presto, ciao!